L'agenda dell'Arma dei Carabinieri del 2018 si presenta nella veste grafica e nel formato della passata edizione, con la copertina nera e la costola rossa. Il diario è su base settimanale, con possibilità di rinvio a un'ampia parte destinata alle note. Le informazioni sui comandi dei carabinieri e sui reclutamenti sono rese fruibili attraverso codici QR, leggibili con smartphone e tablet, che rimandano alle pagine del sito www.carabinieri.it e dei social network istituzionali. Altri codici QR consentono l'accesso ad altre notizie sull'arma, sulla sua storia e sui periodici, il nuovo hashtag Natura, che da quest'anno si aggiunge al notiziario storico, e i tradizionali Il Carabiniere e Rassegna dell'Arma. Ulteriormente arricchita e aggiornata, la rubrica sulle date più importanti dell'arma. L'inserto di quest'anno è invece dedicato allo sport nell'arma e ai nostri gruppi sportivi. Sport come espressione di valori universalmente riconosciuti: rispetto di persone e regole, disciplina, impegno, sacrificio, lealtà, tenacia, correttezza, emulazione, cura della salute, efficienza e benessere psicofisico. Valori, ideali e fattori educativi di primaria importanza che devono essere patrimonio fondamentale di ogni carabiniere, a partire dagli allievi dei nostri istituti di formazione, per i quali la pratica sportiva è fatica e opportunità quotidiana finalizzata alla salute e alla preparazione tecnico-professionale. L'approfondimento è stato curato dal colonnello Gianni Massimo Cuneo, comandante del Centro Sportivo Carabinieri, e dal colonnello Mauro Capone per la parte dedicata agli atleti provenienti dal Corpo Forestale dello Stato, che hanno arricchito di ulteriori campioni il gruppo dei nostri sportivi. Lo scritto si completa con la prestigiosa prefazione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, con il saggio di Gianni Mura, figlio di un maresciallo dei carabinieri comandante di stazione e giornalista sportivo di eccezionale talento e competenza, e con i contributi di alcuni miti dello sport italiano. Esempi di sportivi e atleti leggendari che hanno dato lustro al paese con le loro straordinarie imprese, come lo slittinista Armin Zögler, che dopo la sua prima vittoria ai campionati del mondo juniores a 16 anni è stato per oltre 25 anni sul gradino più alto del podio ed è considerato il più grande atleta di tutti i tempi nella sua disciplina, oltre ad essere un eccellente carabiniere. La mia famiglia mi ha educato a rispettare importanti valori. Ho ritrovato questi valori nello sport e nell'Arma dei Carabinieri, che mi ha dato prima l'opportunità nel poterli vivere, oggi il privilegio di poterli insegnare attraverso la responsabilità di allenatore. L'altra testimonianza prestigiosa è della fondista Stefania Belmondo, con 10 medaglie olimpiche e una carriera sportiva di 15 anni ai massimi livelli agonistici, dalla partecipazione alla Coppa del Mondo nel 1987 all'ultima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. Lo sport è uno stile di vita, insegna una delle regole indispensabili nella vita. Per arrivare ai risultati ci vogliono tanti sacrifici. Le vittorie sono frutto di enormi sacrifici che mi sono stati insegnati dai miei genitori e dalla mia bella famiglia. L'onestà, il rispetto sia delle regole ma anche dell'avversario sono valori che non dobbiamo relegare allo sport, ma dobbiamo sentire nostri, vivi e presenti, prima di tutto come carabiniere, come donna, ma soprattutto come madre. Una delle discipline sportive che più di tutte rappresenta l'immagine del sacrificio e dell'impegno è il nuoto. Una delle storie più belle delle vittorie italiane è quella di Novella Caligaris, campionessa italiana già a 13 anni e campionessa del mondo a 18. Lo sport è una scuola di vita, ma bisogna ben capire che cosa significa lo sport e quali sono i valori dello sport. Tutto questo deve essere lo spirito dello sport, così come deve essere lo spirito dei carabinieri, carabinieri che sono sempre stati un fiore all'occhiello del nostro paese, un impegno quindi degli sportivi e dei carabinieri, sempre per tenere alto l'onore dell'Italia. Giorgio Cagnotto. Un altro atleta che ha una pagina di rilievo nello sport italiano, sia per le sue grandi imprese sportive come tuffatore, ma anche come esempio familiare, visto che sua figlia ha seguito le orme paterne, è Giorgio Cagnotto,
sul podio già dal 1966 fino all'ultimo bronzo alle Olimpiadi di Mosca dell'80. Ecco perché diventa importante la presenza e la guida attenta e costante della famiglia nel mondo dello sport, perché sia equilibrio e non eccesso. Cerco di ricordarmelo spesso con i miei atleti, ma soprattutto come padre. Infine, l'ultima testimonianza sportiva è stata affidata a Dino Zoff, ricordo indelebile ancora nel cuore di milioni di italiani. L'atleta in genere ha molte responsabilità, ma le ha molte di più il campione. I valori dell'atleta sono importanti, soprattutto nel comportamento. Io vengo da un paese dove la presenza dei carabinieri era sempre al punto giusto. Per me i carabinieri sono la squadra del cuore, come per molti italiani certamente. Compagno di cameretta di più generazioni, cresciute con il poster del portiere campione del mondo con la nazionale dell'82, mentre alza la coppa verso il cielo, stretto nell'indimenticabile abbraccio della squadra. Ricordo indelebile ancora nel cuore di milioni di italiani. Campioni del mondo, 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 campioni del mondo.